Potremmo restare a casa mentre ci stanno rubando i diritti, come potremmo restare in silenzio mentre le nostre comunità vengono attaccate da ogni lato. Oggi siamo qui in famiglia Arcobaleno perché il governo ha deciso che i loro figli e le loro figlie sono un reato universale. Ma Gabriele ha fatto e imparato tantissime cose: sorridere, gattonare, mangiare, camminare, dire le sue prime paroline. E una delle sue prime parole è stata no, tanto per chiarire come si sta formando il suo carattere. Bevuto tanto latte, riempito tanti pannolini, fatto tanti bucati, letteralmente, li ha fatti lui perché la lavatrice di casa è tra i suoi giochi preferiti. Noi questi attacchi, queste nuove leggi, le minacce quotidiane, non sono solo manifesti distanti. Non sono notizie che passano in televisione, qualcosa che possiamo silenziare la sera quando torniamo stanche e con la voglia di passare il tempo con le nostre famiglie. Per noi si tratta della nostra vita di tutti i giorni, la paura che viviamo, la nostra rabbia, sono in ogni nostro respiro, ogni istante della nostra vita. E chi ci aiuta, chi si prende cura dei nostri figli. Siamo in balia di un po' si vede oggi e lo saremo sempre. Indipendentemente da queste leggi ingiuste. Grazie per essere qui con noi.